per la prima volta a Taranto abbiamo il torneo Scirea Cup. Soddisfazione? Una grande soddisfazione, perché abbiamo coinvolto gran parte della cittadinanza, della città sportiva, ma anche della città turistica, della ricettività. Come avete visto, ora è finita la prima fase che ha visto i nostri figli, i nostri bambini delle scuole calcio alternarsi sul campo e quindi gioire insieme ai calciatori della Juventus che sono arrivati, a quelli della Roma, del Crotone e così via. Una grande risposta del pubblico, ora ovviamente c'è il cambio perché i genitori delle scuole calcio sono andati via, quindi entriamo nel clima partita. Ci sono stati spettacoli, cantanti, ci saranno i fuochi d'artificio, quindi voglio dire un grande evento all'altezza di una grande città. Possiamo dire che Taranto è entrata nel circuito della Scirea Cup da quest'anno? Sì, un circuito importante che unisce due regioni importanti, la Puglia e la Basilicata, due città fondamentali, Matera e Taranto, sicuramente anche in virtù dei protocolli firmati tra le due città, questo connubio tra due regioni, due popoli, idee, sicuramente non può che far bene a entrambe le realtà, che sicuramente al sud Italia, rappresentano due città davvero importanti a livello turistico, a livello ricettivo, e quindi siamo sul solco buono e quindi dobbiamo continuare su questa strada. Con Pierluigi Lorenzoni, che è referente per la Scirea Cup per Taranto. Allora, una grossa vittoria per Taranto avere la partita inaugurale qui allo Stadio Iacopo. Beh, non solo la partita inaugurale, abbiamo fatto tutto il programma, avremo sia la partita inaugurale oggi, Roma Brasile, International Brasile, perché loro ci tengono a dire questo, poi noi giochiamo ancora a Taranto il 12, la nazionale contro la rappresentativa americana. Poi il 13 c'è una grandissima partita, abbiamo fatto una rappresentativa tarantina che giocherà contro il Giappone. Poi abbiamo il 14 un'altra partita, qui ricordo bene il Brasile contro il Crotone. Poi il 15 anche una rappresentativa tarantina contro una squadra che non passerà le semifinali. Poi abbiamo il 16, inizia aspettando il Milano Scirea, che è un grande torneo per il 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Quindi saranno molte squadre da fuori, anche squadre da nazionale. Poi il 16 sera alle 20:30 c'è la semifinale del torneo. Il 17 mattina continueranno aspettando lo Scirea e poi il 18 saranno tutte le finali, sia dei bambini sia dello Scirea, sarà fatta a Matera. Speriamo l'anno prossimo riusciremo a portare anche la finale. Però dobbiamo dire una cosa importante, che la inaugurazione credo che sia più importante della finale. L'inaugurazione più importante della finale, perché? Perché comunque arrivano tutte e 16 squadre, qui conoscono Taranto, perché non è soltanto il calcio, questa è una manifestazione che è il torneo più importante che sia al mondo. E qual è lo scopo? È innanzitutto avere nuovi scambi commerciali, perché abbiamo il Giappone, abbiamo il Brasile, abbiamo la Georgia, abbiamo il Partizan di Belgrado, la Juventus, la Roma, il Milan, e quindi sono gli scambi commerciali. La cosa importante è anche il tessuto sociale, perché i nostri ragazzi tarantini e altri cambieranno con ragazzi che giocano nell'altra parte del mondo, l'oceano. Per quanto riguarda l'organizzazione, è stato difficile? Beh, niente difficile, niente impossibile se c'è la voglia di fare. Certo, Taranto come si è posta? A Taranto si porta bene, Taranto è una bella donna e purtroppo nessuno se la porta a letto. Allora, siamo con il capo della delegazione della rappresentativa di Porto Alegre, internazionale di Porto Alegre. Che impressione ha avuto della città e che impressione ha avuto del torneo? Primeramente, buongiorno, buonasera. Buonasera. Per noi è davvero un piacere arrivare qua in Italia, è un campionato fortissimo come il Scirea Cup. La impressione della città la migliore possibile, una bella città, tutti gli italiani hanno fatto una grande recepzione e questo stadio grande è davvero un piacere giocare contro una fortissima squadra con una grande tradizione come la Roma. Con quali prospettive è arrivato qui l'Internazionale di Porto Alegre? Può vincere il torneo? Bene, step by step, primo passo fare una buona
fase classificatoria e gioco a gioco il nostro obiettivo sicuramente vincere, ma prima fare una grande classificatoria e dopo passando la quarta di finale, semifinale, se arriviamo alla finale sicuramente il nostro obiettivo è vincere il campionato. Grazie e bocca al lupo.